Grazie, bentornati sul mio canale. Allora, nuovo video, finalmente vi faccio il video sui correttori, sui miei correttori preferiti. Vi ho già fatto quello dei rossetti, vi ho fatto quello dei fondotinta, farò quello delle ciprie. Però i correttori sappiamo benissimo che è l'argomento peggiore, nel senso che non lo so, è difficile trovare i colori, è difficile trovare una texture che vada bene. Penso di averne trovati, qui ne ho 6, performanti, cioè nel senso prodotti che funzionano. Poi logicamente sappiamo che dipende dal proprio tipo di pelle, dipende, per quanto mi riguarda, dipende tantissimo dalle condizioni atmosferiche. Comunque, allora, prima di tutto ho qua una bella cioccolata dietetica che al caramello, ma tra l'altro sono l'unica che beve le cose con la cannuccia. Ditemi che lo fate anche voi. Non lo so, mi piace di più. Boh, non so come mai. Vabbè, adesso è appena fatta, quindi è troppo bollente. Allora, partiamo subito. Allora, il primo è il Pro Longwear di MAC, della MAC. Questo qui l'ho acquistato dopo averlo direttamente provato in store, me l'hanno provato e mi è piaciuto moltissimo perché copre tanto. È quasi, se lo vedete, è quasi un mini fondotinta perché tra l'altro ce n'è dentro parecchio ed è simile al suo omonimo appunto fondotinta, tanto che potrebbe essere usato come tale perché appunto ha questa coprenza molto buona. Mi piace perché appunto per la coprenza, perché va bene sia per le occhiaie sia per le imperfezioni, quindi un correttore per entrambe le cose. Mi piace perché la MAC ha tantissimi colori, quindi penso che ci sia una soluzione per tutto, per tutte. E mi piace anche perché si può portare in borsa ed è un validissimo alleato per i ritocchi, perché appunto avendo questa funzione molto ampia, no? Se vi spunta un brufoletto potete metterne una puntina, è proprio come avere dietro un mini fondotinta correttore tutto in uno, quindi questo mi piace davvero tantissimo. È la colorazione NW20. Piccolo accorgimento, dovete veramente dosarlo perché ne basta poco. E niente, io lo applico, io principalmente li applico tutti con un pennello, però penso che anche con le dita possiate fare un lavoro discreto. Allora, secondo correttore sempre MAC è il Prep and Prime, che in realtà è una penna illuminante, è proprio fatta a pennina. Questo qui è il colore Light Boost, penso che sia quella più chiara. Questo mi è stato provato in combo con il Pro Longwear e mi è piaciuto tantissimo perché prima di tutto ha una buona coprenza anche questo. È un po' più naturale, ma soprattutto per il suo effetto proprio illuminante, nel senso che potete, oltre alla zona dell'occhiaia, potete proprio applicarne un pochettino qui sopra lo zigomo, un po' al centro del naso, vi fa proprio quella pelle, fa un po' quel contouring professionale, no? Un po' alla Kim Kardashian, diciamo così, non così pesante come il suo, però infatti spessissimo nelle foto quando mi scrivete, mi dicete, stavo dicendo, mi scrivete che bella pelle, no? Magari luminosa, spesso è questo che indosso e fa proprio la differenza, mi piace veramente tanto. Va benissimo anche in un trucco naturale perché appunto vi dà un effetto illuminante, l'effetto illuminante è bello su chiunque, quindi non dà un effetto finto, assolutamente no, è molto trasparente come prodotto, anche questo con un pennello con le dita è veramente valido, sono entrambi un po' costosetti perché siamo sempre sui 20-25, adesso non mi ricordo bene, però la qualità in questo caso si paga effettivamente. Un altro che mi piace molto e l'ho acquistato quest'estate in Inghilterra è il Last Imperfection di Collection, che prima si chiamava Collection 2000, adesso si chiama solo Collection. Questo l'ho acquistato da Boots, si trova nei drugstore inglesi e non in quelli italiani che non esistono. Mi piace un casino perché costa poco, costa veramente poche sterline, pochi euro, copre bene. Io ho il colore 2 Medium Cool. Si vedrà, non si vedrà, fa niente, ve l'ho detto io. Mi piace perché è un correttore appunto buono, bello coprente, va bene anche questo sia per le occhiaie che per le imperfezioni. E costa poco. Il problema è che qui da noi non esiste, quindi
Questo qui o lo comprate online, sempre il solito discorso, o se qualcuno viaggia e riesce a comprarvelo, è carino comunque per il prezzo che ha. Ah, riapro una piccola parentesi, questo qui non lo utilizzerei sulle imperfezioni, perché appunto è un correttore, però ha un effetto più illuminante, quindi è anche più chiaro del proprio tono di pelle per questa funzione, perciò andandolo a mettere su un brufolino non facciamo un bel lavoro. Quindi questo qui di MAC, la penna illuminante, prep and prime, occhiaie e zone da illuminare. Mentre questo qui di Collection, entrambi. Quarto correttore di cui vi parlo è questo qui di Nabla, è l'unico correttore che hanno nella linea. Io ho la colorazione 1.0, che è quella più chiara. Questo mi piace perché sono consapevole che è un prodotto che ha dei buoni ingredienti, quindi fa bene alla pelle, copre bene, ha una discreta coprenza, soprattutto per essere un prodotto che non contiene certi elementi chimici. Anche questo va bene per quanto mi riguarda sia sulle occhiaie che sulle imperfezioni. È un pelino pastosa come consistenza, quindi non so se avete un contorno occhi molto secco, se può essere il prodotto per voi, ma è proprio un piccolo particolare che vi dico io. Comunque in generale come prodotto, e soprattutto come prodotto appunto con una certa lista di ingredienti, mi è piaciuto l'uso da ormai diversi mesi, quindi. Poi, questo qui è una recentissima scoperta ed è l'Airbrush Concealer di Clinique, anche questo è formato pennino, e questo qui è uno dei preferiti, ma mi sembra di avervelo già detto, di Lisa Eldridge, lo usa spessissimo nei suoi tutorial, soprattutto su se stessa. E sinceramente è un altro di quelli che non gli dai 2 lire, prima di tutto perché sul mercato ci sono 100.000 correttori e poi perché uno dice ma cioè, perché dovrebbe essere buono proprio quello. Questo qui a me è stato regalato, l'ho provato e sono subito rimasta colpitissima. È molto simile a questo qui, nel senso che ha questa funzione coprente, però anche molto illuminante. Infatti io quando lo metto lo stendo sempre fino qui, perché illumina proprio lo sguardo, toglie tutta quella zona grigia, blu, verde, viola, che cavolo di colore è, e mi piace tantissimo e non costa neanche tanto, perché sapete che Clinique è una fascia di prodotti di prezzi medi. Io ho il numero 04 Neutral Fair, quindi quello una colorazione abbastanza chiara, mi sembra che viene in 4 tonalità, e questo mi piace davvero davvero tantissimo, è una bellissima scoperta e mi piace moltissimo, devo dire che forse è quasi il mio preferito. Anche in negozio lo sto consigliando veramente tanto per chi non trova una soluzione, perché è molto 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 buono. Ultimo correttore è questo qui di Make Up For Ever, anche questo qui è famosissimo, il full cover, ed è quello che ha una coprenza molto alta e ha la caratteristica di essere waterproof, quindi molto adatto in estate, adatto se andate in spiaggia, in piscina, adatto se avete una pelle molto oleosa barra grassa. Questo qui io però personalmente non ve lo consiglio, anche se so che tante persone lo utilizzano, per le occhiaie, perché è molto pastoso e essendo un prodotto waterproof tende a fissarsi molto bene, giustamente, e quindi se crea qualche pieghettina, secondo me, almeno a me è accaduto così, e contate che io non ho neanche una pelle secca, perciò. Però su un'imperfezione è una figata perché tiene benissimo, è veramente un prodotto, infatti è molto usato, è veramente molto valido. Allora, io ho il, mi sembra che è 06, però è la colorazione che mi ero comprata in estate, quindi adesso per me è un po' troppo scuro, un po' troppo giallognolo. Comunque anche qui ci sono diverse colorazioni, lo trovate sempre da Sephora. E mi piace molto. Addirittura io in estate questo qui lo utilizzo al posto del fondotinta. Non me lo metto su tutto il viso, però magari me lo metto, non so, 2 goccine sul mento, un po' sul naso dove ho bisogno di coprenza. E poi sul resto del viso non metto niente, logicamente sfumo bene, poi metto un po' di cipria e vado, perché anche questo è il suo effetto, un po' come lui. Quindi sono anche prodotti che potete veramente giocarvi se avete un po' voglia di pasticciare, provare, perché sono anche dei multiuso, sono dei prodotti molto intelligenti. Niente, allora, aspetta che. Mamma, che buona! Buonissima, bollente però. Aspetta.
ok, ho bevuto proprio il centro. Non so, avrò i denti marroni di cioccolato. Allora ragazzi, spero che questa carrellata di correttori possa esservi utile. Ho cercato di essere un po' concisa per non fare un poema e un video troppo lungo. Vi ho detto comunque quello che secondo me serve sapere, nel senso le zone, l'applicazione eccetera. Come vi ho detto all'inizio del video, li uso da davvero tanto tempo, quindi sono quelli con cui trucco le altre persone, con cui trucco me stessa, sono quelli che so che sono validi. Ne ho provati veramente tanti, ne ho di là nel cassetto che non valgono niente purtroppo, oppure magari li applichi all'inizio, hanno un effetto bellissimo, poi dopo 2 minuti o già non si vedono più, che uno dice madonna, oppure già vanno nelle righe, oppure mi è capitato anche che mi fanno quell'effetto tipo che viene via, una cosa orribile. Quindi questi qui veramente ve li consiglio tantissimo, perché li ho super testati non solo su di me ma anche sugli altri. Sapete che io ho fatto il trucco le spose, quindi anche su di loro ho avuto dei bellissimi risultati, so che sono state contente, perciò ve li consiglio davvero tanto. Vi lascio come sempre un articolo collegato al mio sito, che potete trovare lì, con la lista di tutti i correttori che ho nominato e i nomi corretti, così se vi interessano potete andare a guardarli. Se non trovate subito l'articolo quando pubblico il video, perché magari mi ci vuole un attimino, però dopo qualche giorno lo trovate sicuramente, quindi non potete sbagliarvi. Comunque se avete qualche domanda lo sapete che mi scrivete nei commenti. Un'altra cosa che volevo chiedervi è, prima di tutto, se avete provato questi, se vi siete trovate bene e se avete un correttore da consigliare a tutte noi molto valido, proprio che vi ha fatto notare la differenza. Se l'avete trovato me lo scrivete nei commenti, così tutte le ragazze che mi seguono possono andare a leggere, oltre a quelli che ho consigliato io, vedere anche quelli che consigliate voi, perché io comunque ne ho provati tanti, però non li ho provati tutti, quindi sicuramente ci sono altri prodotti molto validi. Vi mando come sempre un bacione grandissimo e ci vediamo allora al prossimo video. Ciao!